Ehi, salve, bentornati a Paper Mario, il portale millenario. Penso di aver dato abbastanza tempo a Gumbestein per decidere, insomma, decidere per investigare su come mandarci sulla Luna, quindi ha qualche idea finalmente? Oh, siete voi proprio al momento giusto! Ho capito qual è il modo per arrivare sulla Luna. Bisogna andare a Pumpurk e usare il cannone! Un cannone per andare sulla Luna? Ho trovato degli interessanti documenti di un avventuriero che si è recato a Pompurg, perché c'è un cannone che spedisce le persone ovunque vogliano, anche sulla Luna. E quindi questo potentissimo cannone è a Bomburgo. Il condotto che collega a Pompurgo si trova nella città sotterranea, ma ho capito, ragazzi, è nascosto molto bene. Secondo i documenti, per raggiungere quel luogo è necessario l'ultramartello. L'ultramartello? L'abbiamo ottenuto poco fa! Fantastiche! Allora sarà semplicissima! Con l'ultramartello fatevi strada fino a Pomburgo! Ricevuto, a Bomburgo! Aspettate un attimo! I popompa di quel villaggio hanno un caratteraccio! Potrebbe succedere che vi neghino la possibilità di usare un cannone! Ma voi non demordete! Cercate di convincerli a tutti i costi! Coraggio, è l'ultima cemastella! Mettetecela tutta! Ok, professore. A Bomburgo allora, eh? È quel tubo che ho convenientemente ignorato la volta scorsa. Cioè la volta ancora prima, quando ho fatto gli extra. Quel tubo azzurro. Ed è credo tradizione che sia il tubo azzurro a portare nell'ultimo mondo. Tradizione che è durata due giochi, ma vabbè. Anche per andare al come si chiama? Al castello. Al regno di cristallo, insomma, a Shiver City, o a Shivar, come la chiamano, abbiamo dovuto prendere un tubo blu nei sotterranei di Toad Town. E beh, andiamo verso Bomburgo e verso l'atto settimo, intitolato Fuck, che scena! Perché sbaglio sempre? Giuro che non lo faccio apposta. Viaggio sulla Luna. Tutto qua. To the moon and beyond. Mi piace questa musica. Ed è un mondo di ghiaccio anche questo, guardate qua. La strada per Bomburgo. Brun, che freddo glaciale! Dai, amicetto, muoviamoci! Bomburgo dovrebbe essere da quella parte. Non solo, però. C'è sempre una cosa che mi scordo qua. Più che altro che mi scordo. È invisibile! È un maledetto blocco invisibile qua attorno. Giuro che lo troverò. Non è una scheggia, vero? Sì, ok, qui c'è una scheggia, ma c'è anche un blocco invisibile. Man, devo trovarlo. Non è qua, vero? C'è un albero. Ho attivato anche tutte le tessere. effetti sonori. Lo sente. Ok, devo trovarlo. Devo trovare quel malato. Eccolo qua! Oggetti per 2C, mamma mia! Sempre un'agonia trovarlo. Ok, adesso cercherò di mettermi in memoria dove si trova. Naturalmente questa strada per un Borumburgo non è priva di nemici. E soli custodi, ma soprattutto nemici! Partiamo con queste nuvole, questo ennesimo ricolor delle nuvole, hanno un bel nome, Ruffresca. Adoro quel nome. bene, sì, sono pericolose. Questa strada è parecchio pericolosa. Io non la sottovaluterei perché mi possono congelare. Il congelamento è una maledizione per me che ho così poca vita. È una ruffresca! È una nuvola carica di neve delle regioni fredde! I suoi PV massimi sono 9, la potenza è 4, la difesa è 0. Sferra attacchi fisici e può lanciare gelide folate di vento. Evita le folate gelide se non vuoi finire congelato. Se provi ad attaccare mentre sta accumulando aria, subirai dei danni. Patisce molto il fuoco, può essere la giusta arma? Ok, e beh, non hanno attacchi rivoluzionari a parte quelli di ghiaccio che hanno deciso di non usare a quanto pare. Quindi, meglio per me. Salto flip è abbastanza. Boom, yes. Adesso con gli ultra stivali non è più un problema. Flippity flop, bam bam.
E penso che in questo episodio saliremo di livello e otterremo anche tutti i soli custode. Soli custodi. Non ci credo, man. Oh! Allora, amiche rufresche. Oh, shit. Squitty, vieni fuori un attimo. You need to steal shit. Ok. Ruba. Ruba tutto, Squitty. Yeah. Voilà. Ok. Volevo dimostrarvi le nuove tecniche dei miei compagni. Vediamo se riesco a farlo dopo questo turno. Stella, 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 stella. Bam. Molto bene. È un level up assicurato questo. Questa battaglia, no? Quindi. Bene. Au. Fa niente, no problem. Ok, vediamo di mostrarvi le nuove tecniche. Allora, Gumbella, Cupaldo già fatto, Spirou c'è. Facciamo Spirou, dai. Allora, Spirou ha la coltre elusiva. Copre Mario di fumo per farlo sfuggire alla mira nemica. E può tornare molto utile. Chiaro, giochiamo con le percentuali qua. Non assicura niente. Non assicura niente, ma mi dà schivata per un numero di turni pari alla... insomma, l'abilità con la quale faccio il comando azione. Quindi può aiutare in alcune situazioni, soprattutto che adesso che ho entrambi meno PF attivati, necessito solo di 2 PF per questa tecnica. E molte altre tecniche. Ho anche 2... autofiore, quindi... The Boss, Ombretta, Cannone... Mi spiace un po' usarle... finirò questa battaglia così e con il prossimo gruppo di nemici userò le tecniche degli altri compagni. Voilà. Bel level up per me. E altri PT. More PTs. More. 57. Non basteranno mai. Molto bene. Oh, sono una star. D'ora in avanti avrò un pubblico numerosissimo. Oh, bene, così vediamo anche il nuovo palco la prossima volta. Nuovo palco e 150 posti a sedere, credo. Man, ok. Prepariamo cannoni, va, per la prossima volta. Una scheggia stella molto ben nascosta. Oh, una pianta. Bene, ok. No, c'è anche un nuovo nemico. Anche lei è un recolor. Sono solo 2? Ah, fuck me. Vabbè, questo non basta farla fuori, no? Hanno 10 di vita, credo, quindi... Ok, quindi le analizziamo, quindi non posso ancora usare le tecniche, beh, volendo posso. Le uso e basta, va? Non è così uno spreco. Bam! È una piragna gelida, è una pianta piragna delle regioni fredde. I suoi PV massimi sono 10, la potenza 5 e la difesa è 0. Se riesci a morderti, ti congelerà, cerca di immobilizzarla prima. Sono molto efficaci gli attacchi con fuoco e fiamme, prova a usarli. Ok, ok. Diamo una tocchettina con multisalto. Oh, secchio. Vedete, il palcoscenico è anche nuovo. Sole, 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 sole. Ah, peccato. Non mi ricordo le nuove funzioni che ha, però. Suppongo che le scopriremo. Il bello è che ogni palco mantiene le funzioni del precedente, quindi... Quindi abbiamo ancora i secchi, le forchette e tutti i bullshit che possono scendere. Più altre cose. Bene. Ok, dai, vi mostro quella di Cannonio. Anche se è un po' uno spreco contro un solo nemico, ma... È gigabomba, esplode violentemente, infligge danni a tutti i nemici. E questo è un comando d'azione molto classico. Boom! E richiede molti PF, però. Non ne vale spesso la pena. Però a volte può essere usato ed è divertente. Perché è potente. Ah, ok. C'è ancora un nemico qua? No. C'è ancora roba da prendere qui? No, perfetto. Prossime cavie? Dove sono? Ah, eccola qua. Bene, e ora vi mostro la tecnica dei mini Yoshi. Ah, ecco, c'è questo, i fuochi d'artificio. Sono fastidiosi. Fanno danni a tutti e... tremendo. Allora, vieni qua, The Boss. Tempo di mostrare la tua tecnica. Yoshi Truppa. Chiama un esercito di Yoshi per attaccare tutti i nemici.
Let's go! Più rumore, più rumore! Ed è un esercito di Yoshi. Colpisce anche i nemici in aria e anche quelli sul soffitto, credo, anche se passano solo a terra. Voilà, Yoshi, Yoshi truppa. Bam. Il mossone. Ah, oh, congelato mini Yoshi. No problem. Tanto la battaglia è finita. Oh, shit, è vero, non ho rinnovato la maga. Cercherò di farlo prima di andare sulla luna. Potenza aumentata. Bye bye. Ok. Mini Yoshi, mettiti in posa. Ok, perfetto. Voilà, queste erano tutte le nuove tecniche. Vi manca solo da vedere quella di Squid, immagino. Che non ha ancora, ma... la scopriremo presto, immagino. Ok, c'è una scheggia da qualche parte, ma è pieno di piante ovunque. No, no, no. Hop, lap, blu, boom, blu, hu, bam. Ok, deve essere qui. Eccola qua, trovata la scheggia. E qui c'è anche una tessera più PVC. Non ce l'avevamo ancora? Chi si ricorda? No, forse ce l'avevamo già. Ok, abbiamo svuotato anche quest'area, no problem. È davvero un corto, cortissimo segmento con pochi nemici. E siamo già arrivati a Bomburgo. Che è un bel paese, guardate le bombe con i colbacchi. Anche se non sono proprio colbacchi, sono un po' come il cappello di Davy Crockett, no? Questa deve essere Bomburgo. Dove sarà il cannone che ci porterà sulla luna? Potremmo chiedere a qualche abitante del villaggio. Il fatto è che questo posto si è immerso nella neve. Scheggia stella. E il fatto che indossino dei colbacchi e che si chiami Bomburgo. Cioè, fa pensare molto al fatto che è un riferimento alla Russia, no? Oh, ci sono le tre sorelle anche qua. Mi chiedo se il fatto che... come si chiama? Gumbestein ha detto che sono un po' scorbutici. Può essere considerato come tipo una frecciatina ai russi come carattere? Non saprei. Benvenuti a Bomburgo. Ops, ma che bei baffoni, signore. Sa, io sono un baffo indovino. Riesco a capire il carattere delle persone e dei loro baffi. I tuoi baffi mi dicono che sei un tipo egoista e testardo. Dai, non te la prendere. Non è detto che io abbia ragione. Stupida, non sono bravo a fare le voci russe. Boom, benvenuti, siete nel villaggio dei Bobomba. Qui non c'è niente, boom. Salve, sei forestiero. Prima volta a Bomburgo, come cerchi cannone? Ma certo, è scoppiato e ha fatto boom. Scherzavo. Fuck. Damn it, Bobomba. Non ha mai visto la neve? Qui ce n'è tutto l'anno. Dovresti vedere com'è bello il sole del mattino che scalda queste distese bianche. E ora sto perdendo la... l'accento sta diventando qualcos'altro. Noi siamo tre sorelle, tutte allegre e belle. Sai perché a Bomburgo siamo? Perché sulla neve giocare vogliamo. Tanto qui c'è solo quella. Che freddo! Devi leggere la guida prima di partire. Oh god. Bel posto, Bomburgo. Oh, pupazzo di neve. Bomba è fighissimo. Ho fatto pupazzo di neve, ho spesso un desiderio diventare grande come lui. Speriamo non si sciolga. Vabbè, non è tanto più grande di te. Oh god. Che lui è qua? Fucking Elvis che ci segue ovunque. Che c'è una scheggia qua attorno, vero? Come on. Ok, ok. Ok. Qui c'è anche un buono dormita, vero? Possiamo farcela una dormita alla locanda. Ehi, salve. Salve, baffone. Aspetto la signorina della reception dell'hotel. Il calore del mio cuore. Salirò anche lei cadrà nelle mie braccia. E ciao! Che payoff. Shut up. Oh, la bomba del... C'è una bomba rosa che gestisce sto posto. Giovane, riposatevi pure nella mia umile pensione. Sono 15 monete a notte, ok.
Avete un buono dormito? Volete usarlo? Sto mettendo U dappertutto. Bene, andiamo a dormire. C'è niente da fare, niente. E anche qui c'è un oggetto che vi lasciano, giusto? Ah, sì, eccolo lì. Avete riposato bene? Meno male. Se avete appetito, gustate la specialità di Buon Burgo dello Chef Champignon. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Cibo spaziale dona 5 PV. E basta, credo. Forse nello spazio dona più PV. Non lo so, non l'ho mai usato sulla Luna. C'è altro qui? Oh sì, guardate là, c'è l'ultimo sole custode. E ora li abbiamo tutti, giusto? Se i conti tornano. C'è anche altra roba da prendere, però. Potrebbe esserci un altro pannello? No, è qui dentro, vero? Yes! Scheggia stella, ok. È tutto ora? Sì, sicuro. Bene. Questo sembra un grande cannone. Non c'è. Ah, non si può leggere l'etichetta. Lei sembra importante. Ha i baffi di colore diverso. Oh man, le code sono. Oh man, sono fatti di tanuki. Quei colbacchi. Non diciamolo alla Pita? A parte che hanno già fatto le storie quando è uscito 3D Land. Chi siete e cosa volete qui a Bomburgo? Che cannone? Non ci sono cannoni a Bomburgo? Così, il vostro monumento è un cannone? Siete bombe! Non è possibile, ci hanno detto che in questo villaggio c'è un cannone. Ascoltatemi bene, se una cosa non c'è, non c'è! Cos'è una battuta sul fatto che i russi dicono di non avere bombe nucleari, ma in realtà le hanno? Non ne ho idea. Mi sembra che se gli parlate con Cannonio, però potete farlo ragionare, vero? Sì. O ancora voi, se vi dico che cannone non c'è, significa che non c'è! Tu sei il sindaco, vero? E perché dici le bugie? Le bugie hanno le gambe corte, perché te le mozzo! Tempo fa sono venuto da queste parti e ho visto il cannone con il mio occhio! Grrr! Sei un buobomba! No! E allora, fine della storia! Sai anche tu che noi non vogliamo né usare né parlare di certe cose per la guerra. O guerra fredda perché fa freddo. Ho capito tutto io! Illuminati e bullshit varia. Sì, questo lo so. Ma a noi serve il cannone perché dobbiamo andare sulla luna. Se non andiamo sulla luna, ci sarà la fine del mondo. La fine del mondo. Ne vuole la pena? Proprio un bel guaio. Sì, ma ecco, in questo momento non è possibile usare il cannone. Perché no? Perché serve il permesso di Buon Borro. È stato lui a intraprendere business. È stato lui a intraprendere business del cannone. Faceva volare la gente in modi sconosciuti. Ci si è arricchito e mollato tutto. Invece il generale Candido Bucaneve, che ha rischiato più volte la vita sul cannone, è stato messo in pensione dalla rabbia e si è portato via la chiave. Arre, Bomboro e Candido Bucaneve! Esatto, ricapitolando, se volete usare il cannone dovete trovare Bomboro e il generale Candido Bucaneve. Beh, ormai siamo in mare e bisogna remare! Mario, devi trovare quei due! E quando li hai trovati, torna qui da me. Ok, scusate l'interruzione. Comunque, Bomboro e Candido Bucaneve. Bomboro sappiamo chi è, la bomba ricca che abbiamo conosciuto sia a Oolong che sul Fast Express e ora si trova a Swaggy Hills. Mentre Candido Bucaneve è un po' più difficile da trovare. Ma per oggi mi fermerò qui, credo. La prossima volta andremo alla ricerca di Bomboro e Candido Bucaneve, insomma, per trovare, per avere il permesso di usare questo cannone per andare sulla Luna. Alla prossima, spasibo!